Spiegare cosa accade con dei condensatori collegati in parallelo è semplice. Hanno la stessa tensione, la loro capacità si somma, e anche la carica accumulata si somma. Con i condensatori collegati in serie, la situazione è un po' più complessa. Consideriamo gli stessi valori di capacità utilizzati in un altro esercizio. 5 microfarad, 25 microfarad, 100 microfarad. Vogliamo conoscere la tensione ai capi di ciascun condensatore quando applichiamo 300 volt all'intero collegamento. Abbiamo calcolato una capacità equivalente serie, pari a 4 microfarad. Sappiamo che in un condensatore, la carica accumulata è uguale alla capacità per la tensione applicata. Quindi possiamo affermare che la carica totale in un collegamento di condensatori in serie è uguale alla capacità equivalente per la tensione applicata. Calcoliamo una carica totale di 12 per 10 elevato alla meno 4 coulomb. Poiché tutte le armature intermedie risultano caricate per induzione elettrostatica, i condensatori assumono la stessa carica uguale a quella totale, indipendentemente dalla loro capacità. Di conseguenza, fra le armature di ciascun condensatore, si determinano le seguenti differenze di potenziale. 240 V, 48 V, 12 V. Ovviamente la somma delle singole tensioni deve dare il valore della tensione applicata all'intera serie. Notiamo che la tensione più alta si ha sul condensatore con capacità più bassa. È bene sempre ricordare che la tensione applicata a un condensatore non deve mai superare la tensione di lavoro del componente.